Ha preso il via anche quest'anno il fermo pesca deciso dall'Unione Europea, che coinvolge gran parte della costa adriatica. Tra le città coinvolte c'è anche Fano, che dal 29 luglio all'11 settembre vedrà bloccate le attività delle barche a strascico. Si tratta di una soluzione all'accrescimento del novellame, data la scarsità di pesce dell'ultimo periodo e all'aumento dei prezzi divenuti insostenibili. Il pesce fresco sarà comunque garantito, anche se in minima parte, dalle barche della piccola pesca. E da quest'anno anche da una coppia di volanti tornate nella nostra città dopo più di 30 anni. Non sono soltanto due, sono due a Fano, ma ce ne sono altre tre coppie in Ancona, perciò il pesce è sufficiente. Dopo ci sono anche delle lampare che pescano San Benedetto, pesce azzurro ce n'è a volontà. Per quanto riguarda il resto dei prodotti? Un po' di tutto, via. Non come prima, però come adesso la pesca è ferma da Trieste fino a Civitanova e da Civitanova in giù stanno pescando. Arriva i merluzzi, arriva da là, gli sgombri, vabbè, quello è pesce azzurro. Le sogliole arrivano qua da noi, roba nostrana, le panocchie uguale che le pescano qua con le reti di imbrocco. Perciò arriva un po' di tutto, via. Non come prima, però non ci lamentiamo. Comunque provengono tutti dall'Italia. Tutto dall'Italia e qualcosa arriva anche dalla Croazia, perché è sempre Adriatico dall'altra parte. E arriva qualcosina anche da lì. C'è un po' di pesce locale, delle barche piccole e pesce che viene da fuori, come tutti gli anni. Poi adesso vediamo i prossimi giorni. Un po' di gente, si vede qualche forestiero così, gente di Fano i primi giorni così, poi dopo anche la gente di Fano comincia a comprarlo. Quello che c'è naturalmente, di pesce nostro ci sono le canocchie, qualche sogliolina, il pesce azzurro, i sardoni ancora pescano e se no basta, finisce qua. E pesce che viene da fuori naturalmente. Se si vuole mangiare il pesce c'è. È una situazione che incide sulla clientela? Molti, molti anni fa, quando c'era il fermo pesca, gente di Fano si vedeva quasi per niente. Poi dopo un po' la cosa si è evoluta, la gente un po' è cambiata e sì, vengono solo, mangiano lo stesso il pesce. Allora, oggi è il primo giorno che c'è il fermo pesca, per cui non sappiamo come andrà. La gente, qualcuno sì c'è stato, però il pesce è poco. I prezzi diciamo sì, qualcosa in più, però tanto è aumentato tutto, per cui. Qual è la situazione? Male, c'è poco pesce, costa un po' di più, però si rimedia qualcosa, perché qua giù pescano il basso Adriatico, se uno vuole si rimedia, con tutte le qualità, però c'è. Come tutti gli anni era iniziato il fermo pesca, qualcosina ancora per fortuna riusciamo a trovarlo, perché comunque fino a diciamo Ferragosto il basso Adriatico continuano a pescare. E di conseguenza giustamente tocca sapersi adattare in questo momento. Per il resto riusciamo a trovare un po' di tutto, ecco. Avete visto l'influenza per quanto riguarda la clientela? Beh, sì, sicuramente soprattutto il fanese in particolare lo vedremo qualcosina in meno. Il vero fanese. Di conseguenza però adesso diciamo siamo fortunati tramite i turisti. Piano piano riusciamo a tirare avanti anche sto mese.